Lingue originali. Lingue originali, appuntamento dedicato alla letteratura in lingua inglese. Il bentrovati ancora una volta ve lo offre Dario Albertini. Nell'introduzione all'episodio precedente avevo detto che questa puntata sarebbe stata particolare. Ne abbiamo dedicate 6 a il libraio che imbrogliò l'Inghilterra, titolo originale The Book Seller, tratto dalla raccolta Tales of the Unexpected di Roald Dahl. E avevo anche detto che avremmo, e così faremo, dedicato le ultime due puntate, gli ultimi due episodi a un'altra opera di cui poi vi dirò. Ma avevo detto che il fatto che questo episodio sarebbe stato e sarà speciale sarebbe dipeso dal fatto che lo avrei dedicato a qualcosa di diverso rispetto ai 6 che abbiamo già dedicato a The Bookseller di Roald Dahl, nel senso che avrei fatto un riepilogo. Ma non mi fermo qui e aggiungo che in questo episodio non ascolterete la voce di Marco Piovaz perché, dicevo, abbiamo esaurito la lettura dei 6 estratti che avevamo scelto e che vi abbiamo proposto, ma dopo il riepilogo che vi ho promesso vi leggerò qualcosa in lingua italiana tratto da questo racconto. Racconto breve come tutti quelli che compongono la raccolta Tales of the Unexpected, ma decisamente accattivante, intrigante, direbbe la nostra amica Barbara Marchand, perché vi dà la cifra dell'umorismo di Roald Dahl. Ricapitoliamo velocemente il profilo di Roald Dahl, scrittore dissacrante, umorismo più che british, tagliente, crudo, finanche grottesco. Classe 1916, Roald Dahl è mancato nel 1990. Era del Galles e figlio di genitori norvegesi. Una vita avventurosa, ha lavorato per molti anni in Africa, è stato pilota dell'aeronautica britannica, la RAF, durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi la scelta di vita, la svolta, il trasferimento negli Stati Uniti, dove esordisce con la letteratura per ragazzi. Letteratura per ragazzi nata negli Stati Uniti, ma che è diventata nel tempo un vero e proprio caso letterario internazionale. Ricordo fra i titoli Le streghe e la fabbrica di cioccolato, che trovate pubblicati da Salani, e poi Il meglio di Roald Dahl, pubblicato da Guanda. Se volete visitare il sito di Roald Dahl, è semplice, www.roalddahl.com, tranquilli, ve lo inserisco nella descrizione dell'episodio. Storie inaspettate, storie sorprendenti, Tales of the Unexpected, 16 racconti, come dicevo, di un umorismo tagliente, probabilmente non british puro. Non so se ricordate qualche fiction di un po' di anni fa prodotta in Inghilterra. È un umorismo diverso da quello italiano. C'è ironia, c'è sarcasmo, e nel caso di Roald Dahl ci sono tratti crudi, forti, che colpiscono veramente allo stomaco, come si dice. Ed è il caso anche del libraio che imbrogliò
l'Inghilterra, titolo originale The Book Seller, di cui a chiusura di questo ciclo vi leggo qualcosa, tanto per darvi l'idea del contesto, quanto per incuriosirvi, sia perché andiate a riascoltare i 6 episodi dove troverete la mia introduzione e le letture in inglese di Marco Piovazzo, sia, perché no, per portarvi ad andare a cercare nella vostra libreria i testi, gli scritti, compreso questo di Roald Dahl, oppure in rete. In rete trovate il libraio che imbrogliò l'Inghilterra, sia la versione cartacea sia quella ebook. Non vi faccio i conti in tasca, però l'una e l'altra costano veramente poco. Qual è l'attività segreta che consente a un libraio, apparentemente rispettabile, libraio antiquario londinese, di condurre una vita lussuosa, spregiudicata, in compagnia della sua segretaria, nonché amante? Beh, il mistero lo scoprirete attraverso le pagine veramente avvincenti di questo racconto dall'epilogo imprevedibile. Beh, scoprirete, ve lo dico, che è una detective story amara e scanzonata. Se andrete in libreria o in rete per acquistare Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra, scoprirete che è pubblicato insieme a Lo scrittore automatico, che è la storia di un giovane aspirante scrittore che, stanco di vedere le sue creazioni rifiutate dagli editori, risolve il problema. Diventa inventore e inventa una cosa stranissima che non vi dico qual è. Vi dico soltanto che i due racconti si fondono perfettamente, accomunati dallo sguardo impietoso che Roald Dahl sa gettare sul mondo della cultura. Un caso ancora in cui Dahl dimostra la sua originalità, il suo stile veloce, velocissimo e graffiante, e la sua bravura straordinaria nel delineare le situazioni e i personaggi che ne sono protagonisti. Tales of the Unexpected. Ricordo però il titolo in lingua originale, altrimenti questa non sarebbe Lingue Originali, Le storie sorprendenti o Storie inaspettate, che comprende anche il libraio che imbrogliò l'Inghilterra, The Book Seller, da cui vi vado a leggere, non dico qualche pagina, ma qualcosa che poi almeno vi dia un'idea di quanto leggerete se comprerete il libro, o che ascolterete o riascolterete in lingua originale dalla voce di Marco Piovazz andando a cercare i 6 episodi precedenti. I link sono tutti in descrizione, quindi non dovete assolutamente affannarvi in questa ricerca. Ecco qualcosa da Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra, The Bookseller di Roald Dahl. Se in quei giorni da Trafalgar Square vi incamminavate per Charing Cross Road, dopo pochi minuti, sul lato destro della via, avreste incontrato un negozio che alla sommità della vetrina recava la scritta William Bugage, libri rari. Se poi sbirciavate nella vetrina stessa, avreste constatato che le pareti erano tappezzate di libri dal soffitto al pavimento. E se a questo punto aveste spinto la porta e foste entrati, avreste subito sentito il lieve odore di vecchio cartone e foglie di tè che pervade gli interni di tutte le botteghe londinesi di libri usati. Quasi sicuramente avreste trovato anche 2 o 3 clienti. Figure silenziosi e spettrali, in soprabito e cappello floscio, intente a rovistare fra le serie di volumi di Jane Austen o Trollope, di Dickens o George Eliot, nella speranza di trovare una rara prima edizione.
sembrava non ci fosse mai nessun impiegato a tener d'occhio i visitatori. E in effetti, se qualcuno, invece di sgraffignare un libro e uscirsene tranquillamente, voleva pagare, doveva dirigersi verso una porta sul retrobottega con la scritta «Ufficio, si paga qui». Se foste entrati da quella porta, avreste trovato sia Mr. William Bugaji, sia la di lui assistente, Miss Muriel Tuttle, seduti alle rispettive scrivanie, entrambi assorti e indaffarati. Mr. Bugaji sarebbe stato chino su un prezioso mobile di mogano massiccio del XVIII secolo, e Miss Tuttle, a pochi passi, assisa a un tavolo un po' meno imponente ma altrettanto elegante, uno scrittoio Regency dal ripiano di pelle verde sbiadita. Sulla scrivania di Mr. Bugaji avreste scorto immancabilmente una copia del Times di Londra di quel giorno, oltre al Daily Telegraph, al Manchester Guardian, al Western Mail e al Glasgow Herald. Poco discosto e sempre a portata di mano, avreste notato anche l'ultima edizione del Who's Who, rossa, massiccia e coperta di ditate. Sullo scrittoio di Miss Tuttle ci sarebbero state una macchina da scrivere elettrica e una scatola semplice ma molto graziosa, contenente carta da lettere e buste, nonché una quantità di graffette, cucitrici e altri oggetti di cancelleria. Di quando in quando, ma non troppo spesso, entrava dal negozio un cliente che porgeva il volume prescelto a Miss Tuttle, la quale controllava il prezzo scritto a matita sul risguardo e incassava il denaro traendo il resto, se necessario, da un angolo del cassetto sinistro dello scrittoio. Mr. Bugaji non degnava neppure di un'occhiata alle persone che entravano e uscivano, e se qualcuno faceva una domanda, a rispondere era sempre Miss Tuttle. Né Mr. Bugaji né Miss Tuttle sembravano preoccuparsi minimamente di quello che succedeva in negozio. A dire il vero, Mr. Bugaji era del parere che se qualcuno avesse rubato un volume, ebbene, buon per lui. Sapeva benissimo che tra i libri allineati sugli scaffali non c'era una sola prima edizione di valore. Ma sì, avrebbero potuto arraffare un Galworthy discretamente raro o un Woff della prima ora acquisito in un lotto d'asta, e certamente non mancavano buone serie di Boswell, Walter Scott, Robert Louis Stevenson e via dicendo, spesso volumi finemente rilegati in mezzo vitello o addirittura intero. Ma non erano certo formati che puoi nascondere in una tasca del cappotto, e ammesso che un manigoldo gli avesse sottratto anche 5 o 6 libri, Mr. Bugaji non avrebbe certamente perso il sonno. E perché mai, d'altronde, visto che l'attività condotta nel retrobottega gli rendeva in 2 giorni lo stesso denaro che col negozio avrebbe guadagnato in un anno? Vi ho letto qualcosa proprio dell'inizio de Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra di Roald Dahl. Titolo originale The Bookseller, tratto dalla raccolta Tales of the Unexpected. E perché vi ho voluto parlare diffusamente di questo racconto e leggervi qualcosa a chiusura del ciclo dedicato a Roald Dahl di Lingue Originali, ciclo composto da 6 episodi in cui il caro Marco Piovazza vi ha letto in lingua inglese altrettanti 6 estratti in lingua originale, appunto. La musicalità della lingua inglese, la perizia, la bravura di Marco Piovaz, che è un profondo conoscitore della cultura britannica, in 6 puntate, mentre in questa 7ª un riepilogo e un invito alla lettura del testo in lingua italiana, che vi ricordo è pubblicato da Guanda. Cosa succederà nel prossimo e nel successivo episodio di Lingue Originali dedicato alla lingua inglese? Bene, ritroveremo Marco Piovaz e torneremo a occuparci di un testo che poi è diventato un caso televisivo sugli schermi della
BBC, anzi no, scusate, alla radio, quindi parliamo di una commedia radiofonica BBC e in particolare sul quarto canale di BBC, BBC Radio 4. Chi sono gli autori del testo da cui è stato tratto questo caso televisivo? Sono Carol Heyman e Lou Wakefield, e il testo, il libro, si intitola Ladies of Letters. Ma questo e altro lo scopriremo insieme nei prossimi due episodi di Lingue Originali dedicati alla letteratura in lingua inglese, nei quali ritroveremo Marco Piovazzi. Dopodiché pausa, vacanze per tutti. Io sono Dario Albertini, Lingue Originali lo trovate in podcast sul canale YouTube, sempre con tre episodi la settimana, ancora per due settimane. L'uscita dell'episodio in lingua inglese è il venerdì, il sabato invece vi offriamo l'episodio dedicato alla letteratura in lingua tedesca con Nadia Meroni e ancora con me per quanto riguarda l'introduzione, la domenica Barbara Marchand nella edizione dedicata alla letteratura in lingua francese. L'uscita sempre alle ore 22 e tutta la raccolta la trovate sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia. Da Dario Albertini, grazie per l'ascolto, appuntamento al prossimo episodio di Lingue Originali. Lingue Originali.